Benvenuti a Parliamo di Manga. Oggi parliamo di Demon Slayer, un manga di Goto Uge. Questo qui è uno shonen, è il manga del momento. Premetto che a noi non piacciono tanto gli shonen proprio classici, quelli in cui c'è più che altro combattimento. E allora perché l'abbiamo comprato? Perché questo qui è appunto il manga del momento. In Giappone ne sono state vendute tantissime copie, ha superato addirittura One Piece. Sembra che sia uno dei manga più letti, più venduti di sempre. Sono usciti appunto anche light novel, anime, film, e stanno uscendo, insomma. E questo successo è arrivato anche da noi. E quindi ci siamo incuriositi perché piace così tanto questo manga, leggiamolo anche noi. Tra l'altro è stato fatto anche questo starter pack dalla Star Comics, sono i primi 5 numeri. Questo è un cofanetto non nemmeno tanto solido, che si trova a 19 euro. E niente, quindi l'abbiamo letto. Però io mi dispiace purtroppo. Allora, i gusti sono gusti, per cui insomma, se a me non piace il genere shonen, magari a qualcun altro piace. Però devo dire che questo manga ho fatto veramente fatica a finire questi 5 numeri, perché per me è veramente noioso. Di cosa parla? Tanjiro, è un ragazzo orfano di padre, che praticamente un giorno fa il carbonaio, insomma quello che porta il carbone, lo vende. Un giorno torna a casa e trova tutta la sua famiglia sterminata da un demone e sua sorella, che praticamente è diventata lei stessa un demone. Viene fuori che tutti i demoni del mondo sono stati creati, diciamo, da questo Muzan, questo super cattivo che ha trasformato gli umani in demoni, alcuni umani in demoni, e niente. E quindi, diciamo, l'obiettivo di Tanjiro, che è un personaggio molto con una grande moralità, una grande compassione e molto molto serioso, non sorride praticamente, cioè nel senso non è uno di questi personaggi di manga che hanno anche una parte, diciamo, ironica, insomma, scherzosa, no, lui è molto serioso. Il suo obiettivo è far tornare la sorella umana e uccidere questo Muzan per far sì che non faccia. Un po' per vendicarsi, insomma, della sua famiglia, ma per far sì che nessun altro umano debba trasformarsi in demone. E come lo fa? Entra nella squadra Ammazza Demoni. Quindi, da essere un ragazzo che c'ha solo questo fiuto eccezionale, però non ha mai maneggiato una katana in vita sua, fa il classico allenamento con un maestro giapponese, diventa insomma, un combattente e comincia a affrontare nemici che sono ogni volta più forti. Per cui praticamente questi manga sono infarciti di combattimenti con tutte queste mosse dai nomi respirazione del quarto kata, marea dell'undicesimo kata, insomma tutte queste cose. Però praticamente è un combattimento continuo. La parte più bella è quando ammazza un demone e tramite flashback si vede la vita di questo demone, che spesso ha come dire, ha un qualcosa di irrisolto che gli viene dalla sua vita umana, insomma, per cui quelle sono parti un pochino più narrative, un pochino più belline, però veramente, cioè, e poi è ripetitivo. Questo manga si è concluso in Giappone. Da noi ancora no, ne sono usciti 10 volumetti, però ecco, io ho letto i 5, non ho letto gli altri, però leggendo insomma un po' in qua e là, cioè, è tutto uguale a se stesso, cioè lui piano piano diventa più forte, incontra nemici sempre più forti, fino ad arrivare ad affrontare questo Muzan che è il nemico numero 1, è una trama molto molto lineare. C'è da dire che i disegni sono molto belli. Ora, allora, questo
Gotuage sembra che sia non un dilettante, ma insomma, diciamo alle prime armi. Come disegni, appunto, sono, vediamo, cioè sono molto caratterizzati, soprattutto i demoni, vediamo se. Soprattutto i demoni sono, questa è la sorella Nezuko, sono molto belli, tutti hanno vesti particolari, ad esempio questo è un demone ragno, insomma sono molto belli, ecco, soprattutto sono molto caratterizzati da un punto di vista appunto del disegno, per cui questo è sicuramente un punto di forza, però. E poi è ambientato appunto in questa era Taisho, che appunto è un'era insomma un po' a cavallo con la modernità, dove ancora ci sono tutti questi costumi, insomma tutti questi vestiti un po' all'antica, insomma, cioè come atmosfera è molto bello, come disegni, eccetera, però come storia io sinceramente appunto mi ripeto. Veramente noioso per chi non cerca un semplice manga di combattimento. Se poi vi è piaciuto One Piece, vi è piaciuto Dragon Ball, vi piacciono i combattimenti, sicuramente vi piacerà anche questo perché comunque è fatto bene. Però se cercate qualcosa di più, qualche riflessione, cioè qualche riflessione c'è, ecco, appunto sulla famiglia, su i legami appunto familiari, questa compassione che lui ha, in cui praticamente anche se ammazza il demone perché il demone ha ammazzato tanta gente, poi comunque riesce a provare compassione, un po' buonista da questo punto di vista. Però ecco, io non proseguirò con la lettura, non ho capito come ha fatto avere tutto questo successo, boh, per me è un mistero, probabilmente ci sono tante persone che amano gli shonen e niente, questo è tutto, questa era la nostra dissertazione su Demon Slayer, guardate i nostri altri video, e mettete mi piace, iscrivetevi al nostro canale Rifugio del Funghetto e guardate gli altri video, ciao!